Innanzitutto che grazie alle tecnologie di oggi può praticamente arrivare a livello dei film cinema e quindi raccontare storie entrando nello specifico, nella complessità di diverse situazioni, eccetera. Sicuramente la tecnologia ci permette e permette agli addetti ai lavori di sviluppare oggi dei giochi che sono praticamente, come dicevo, allo stesso livello di film, e quindi il tipo di racconto e la possibilità di poter entrare nello specifico della storia è pressoché identico ormai. È un lavoro che deve essere fatto bene, è un lavoro che deve essere fatto, io dico, col cuore, cioè al massimo delle proprie possibilità, avendo, quando si ha a che fare con persone, con attori che hanno delle capacità artistiche notevoli, e quindi deve essere chiesto il massimo per poter ottenere poi alla fine un grande risultato, perché doppiare per doppiare, noi appassionati, ormai io mi metto dentro perché lo ero, poi ho smesso, adesso tornerò ad esserlo, noi appassionati lo sentiamo quando c'è una voce dietro a un volto che ha voglia di raccontarci qualcosa, o quando c'è una voce dietro a un volto che non ha voglia di raccontarci un benemerito fico secco e che vuole arrivare probabilmente alla fine della lavorazione, andarsene a casa, no? Quindi io, da fruitore, non da addetto ai lavori, ma da fruitore, sono il primo a dire che secondo me è molto importante avere un bel prodotto doppiato, ma doppiato bene, se no, allora a questo punto sposo la tesi di chi dice che alla fine della fiera doppiato o non doppiato fa poca differenza. Se fatto male, forse è meglio in originale allora. Vivermi il play the game oggi pomeriggio. Sono qui e... Non ci sono particolari progetti adesso in ballo. Ma d'altronde la vita è così. Domani è lunedì, squilla il telefono, ti chiamano, ti cercano, vai. Fai una cosa nuova, fai, non lo so, Uncharted 5, The Last of Us 2, piuttosto che un titolo che non è ancora uscito, ti diverti, ti piace, ritrovi l'entusiasmo che ogni tanto rischi di perdere in certe situazioni, ritorni a fare quello che ami, ritorni a farlo con grande passione, con grande voglia e sei felice. Ovviamente un abbraccio agli amici di Cyberludus. Un abbraccio, quando lo vedranno, agli amici che intervengono oggi a Play the Game, e arrivederci a presto.